Bene, finalmente siamo con Vito Schiavo, ora che ci hanno lasciato uscire un po' di casa, ci siamo trovati per farvi vedere in persona cosa, come si fa un caffè. Bueno, gente, bienvenido, gracias por el aguante todavía. Nos han dejado salir un poquito de casa en Italia, así que nos juntamos acá en el café con Vito y él nos va a explicar cómo hacer correctamente un café. Vamos a explicar rápidamente la mayoría de las cafeteras que tenemos. Estamos ahí distanciados con mascaritas y todas estas cosas que hay que tener por cuidado. Así que la idea de hoy es entender cómo servir un café, cómo lograr una molienda concreta. Él tiene un molinillo muy muy importante acá, pero seguramente tenemos alguna otra forma de hacerlo. Y también cómo reconocer la calidad del café. Quindi Vito, io ti chiedo, non so se sei riuscito a capire più o meno cosa ho detto, perché è abbastanza simile tutto. Quindi cominciamo da dove, Vito? Dimmi te. Ma cominciamo soprattutto dal caffè. Quindi il caffè, per oggi faremo questa estrazione Chemex, quindi un'estrazione a filtro. Quindi vedete là del caffè abbiamo un Costa Rica, in questo caso un Costa Rica lavato, eccolo qua. Quindi abbiamo praticamente un caffè molto molto particolare, soprattutto tostato per l'estrazione, così diciamo per filtro. Quindi una traduzione veloce. Caffè di Costa Rica, lavato. Ricordiamo questo metodo che ci aveva spiegato la settimana passata, Vito. Io sto filmando nel stesso tempo che sto parlando. Sì, sì, perfetto. Sei abbastanza male come camarografo, però no, igual, después lo vamos a hacer. Vamos recortando. Así que este método de proceso con agua, donde todo el pelado del café y la extracción del grano dentro de la drupa se hacía con agua. Costa Rica con tostado específico para este tipo de café. ¿Qué tostatura si vuole un café di filtro? È una tostatura, diciamo, abbastanza chiara, in modo da preservare gli zuccheri, gli aminoacidi, quindi ha questa particolarità di non, diciamo così, cuocere in questo caso troppo il caffè, proprio per preservarlo. E cosa dobbiamo aspettare di una tostatura chiara in quanto caratteristiche non analitiche? Quindi ci aspettiamo qua una caratteristica del caffè che deve avere in tazza, perché preserva gli zuccheri, quindi avremo un caffè sicuramente molto dolce, in questo caso un caffè con un'acidità abbastanza spiccata. Okay, quindi perfetto. Nelle sostanze anche floreali che avremo nel sentore così di aroma, di retrogusto, avremo delle percezioni che poi la caratteristica di questo caffè che ha, e quindi vedremo magari subito come avviene. Perfetto, okay. Traduco. En los tostados suaves del café, también lo tenemos ahí a Carlos, en los tostados bajos lo que vamos a tener es una conservación de los azúcares, un cuidado de las sustancias aromáticas y una acidez bastante elevada, lo que nos va a dar un café de mucha calidad y de gran expresión, sobre todo organoléptica. Quindi, prima di andarci dritto sulla Chemex, mi piacerebbe in due parole, in parole semplici per il comune della gente, come riesce a capire se è di fronte a un caffè di qualità, sia nel grano, come nella polvere, come già nella tazza. Che cose ti dicono questo è malo e che cose ti dicono questo è buono? 5-6 cose semplici per capire, perché la gente normale possa capire. Già vediamo l'uniformità del chicco, quindi abbiamo dei chicchi, diciamo così, che appaiono uniformi nella tostatura, nel colore. Non c'è dei chicchi, non ci sono dei chicchi che hanno una fuoriuscita di oli e quindi presagisce già un discorso di un caffè vecchio, ok? Quindi è già integro. Il fatto che ovviamente in questi casi si utilizza solo ed esclusivamente dell'arabica, quindi d'altura in questo caso, quindi far sì che è già a livello visivo è un ottimo caffè. Ok, traduco questo. E nel grano, per averla, lo che pregunté era come riconoscere la qualità di un caffè, tanto nel grano, e nel polvo, come nella tazza. La idea es que con simples cosas, uno en el momento de comprar o de beber un café pueda reconocer si está frente a un café de buena calidad o un café de mala calidad. La primera cosa que nos decía Vito es que
La uniformidad de los granos en cuanto a tamaño, forma, etcétera. Obvio que puede haber un grano defectuoso cada tanto. Pero si ustedes se fijan acá, tenemos colores muy parecidos, tamaños muy parecidos y formas muy similares. Otra cosa que él planteaba como muy importante es que no se ve aceites del café en la superficie. Eso hablaría de un café viejo. Quindi avremo un caffè sicuramente che non avrà perso le sue caratteristiche, anche un caffè una volta tostato dopo 2 giorni di prepararlo, quindi di non lasciarlo là. Quindi anche molto importante è la conservazione stessa del chicco. Importantissimo lo che acaba di dire, un caffè después de ser tostado deve essere consumido in non más de 48 ore, de 2 días. Esto è importantissimo, a partir de ese momento ya va... habremos perdido absolutamente todas las características organolépticas, va a ser un producto oxidado, va a ser un producto envejecido que ya no va a tener todo lo que tiene que tener para darnos un café de calidad. Quindi questo caffè, diciamo, ancora fresco, tostato, contiene diciamo, dei lipidi, contiene della nitrite carbonica, che in questo caso noi andremo a estrarlo per Chemex, quindi per filtro, avremo una tostatura abbastanza grossolana, una macinatura grossolana. Esatto. Quindi un caffè quando sta appena tostato, nel processo di tostato del caffè si genera molto dióxido di carbono che lo vamos a ver ora nel processo di estrazione. Eso nos va a ayudar a tirar fuori, a hacer salir del caffè las sustancias aromáticas. Esto es extremadamente importante y contiene sobre todo también los ácidos grasos y las grasas que son las responsables de estos perfumes. Otra de las cosas que nos muestra Vito es el nivel de molienda que acaba de hacer hace un segundo, para evitar ruidos lo hizo antes de empezar el video, y lo que podemos ver, como nos mostraba antes, no lo voy a tocar yo, es una molienda bastante gruesa. ¿Cómo fare a casa per macinare il caffè se uno non ha una macchina come questa, no? Allora sì, però prima facciamo una parentesi, prima di fare la casa. L'altro aspetto che abbiamo visto, solo quello visivo, adesso bisogna anche sentire, diciamo, quello che è il, così, l'aroma una volta macinato. Ovviamente macinato, quindi sentiremo già prima e dopo il nostro caffè che si trasforma in tazza, e quindi lo sentiremo prima macinato, le sostanze, diciamo, volatili che ha questo caffè. E cosa dobbiamo, cosa non dobbiamo trovare? Permesso, posso fare anch'io? Sì. Cosa al di là della, al di là della, beh, delle sentiremo delle note caratteristiche, ma già sentendolo così, magari sentiamo già odore di muffa, sentiamo odore di vecchio, quindi che diciamo è un gusto che percepiamo subito, capiamo magari se il caffè è vecchio e conservato male. Perfetto. Quindi sicuramente ce ne accorgiamo già prima, diciamo così, sentendo la parte così di questo caffè, gli aromi che sprigionano appena macinato, quindi dato da queste particelle di anidride carbonica che sentiamo che si volatilizzano. Quindi importantissimo lo che si acaba di spiegare Vito, ossia ovviamente che va a avere una l'altro test che hai che fare nel momento di tenere il caffè, l'altro test che tenemos che fare è l'olfativo. E obviamente que va a estar toda la carga aromática, organoléptica propia de la variedad de café que estemos usando, pero ¿qué cosas no tienen que aparecer? Bueno, olor a humedad, olor a hongos, olor a básicamente esto, ¿no? Al hongo de la humedad, que eso nos hablaría de un café muy viejo y un café mal conservado, ¿sí? Rápidamente el dióxido de carbono que se va... que va a estar saliendo del café recién molido, nos va a levantar los perfumes, nos va a permitir sentir fruta, flores, este, y las características básicas de cada variedad. Bene, ora sì, macinino. Allora, questo è quello che magari si può fare adesso a casa, macinando il caffè, e grazie ovviamente manuale, quindi non avremo un macinino professionale, però diciamo che il suo lo fa. Accettabile. Ok, anche perché qua sotto riusciremo poi a regolare praticamente la granulometria del nostro caffè, quindi saranno sicuramente 2 granulometrie diverse, quella da filtro, quindi
sono delle macine coniche queste, quindi da filtro, e ovviamente stringendo la macinatura più fine le possiamo anche utilizzare per l'espresso, ok? Quindi perfetto, questo è qualcosa che possiamo regolare così da casa, quindi un macinino un po'... Quindi vengono già presetate queste macinini? No, no, lo devi fare, lo devi fare a occhio. Ok. Quindi, credo che si intendió, però de todas maneras hago una traducción veloz. Esto es un macinino de la Vialetti, que es la misma marca que hace la clásica Kona. En Argentina se llama Volturno, ¿no? Pero es exactamente igual. Y básicamente tiene el mismo principio del molinillo de pimienta, ¿no? Son dos muelas cónicas que vienen con una tuerca que nos permite alejarlas o acercarlas. Y cuando más alejadas están, nos va a dar una granometría ideal para un café de filtro, mientras que cuanto más fino sea, cuanto más cerca al polvo esté, nos va a dar un café ideal para extraer con una cafetera expreso. Perfecto, quindi diciamo che dobbiamo provare pian piano fino a capire. Perché ovviamente in base anche alla granulometria, in base alla temperatura dell'acqua, i tempi di percolazione, avremo un caffè diverso uno dall'altro. Quindi noi bisogna che cerchiamo con prove, più prove, di fare un caffè che ci piace. Perfetto. Soggettivo. Importantissimo lo che acaba di dire, e bajando un poco también los niveles de ansiedad de la gente estremadamente obsesiva come io, hay que probar. Hay diferentes variables che nos van a afectar el tipo de café que vamos a hacer. Nivel de granulometría, temperatura del agua y tiempo de extracción, en este caso de la percolación, nos van a hacer extraer diferentes sustancias que van a dar un café con características absolutamente diferentes, tanto aromáticas como gustativas. Así que bueno, tres variables importantes. Quindi abbiamo queste tre variabili. Vediamo. Quindi andiamo alla Chemex, che è questa caffettiera tedesca, di origine tedesco. L'abbiamo scelto un po' perché non avendo la Chemex, avendo un altro filtro come una V60 o qualsiasi sia, e a casa tutti possiamo fare un caffè per percolazione. E perché altra cosa tu proponi di fare un caffè per percolazione, di filtro? Filtro, quello che si può fare a casa, semplicemente anche con delle macchinette, no? Quelle che ci sono, dove si mette il caffè e si mette dell'acqua, poi ovviamente essendo una macchina, quindi un'automatica, l'acqua viene colata su automaticamente, non è la mano più del barista che dà il tempo e successivamente dà anche il flusso. Quindi è una cosa molto importante che poi alla fine ci ritroveremo in tazza. Come molto importante è assaggiare un caffè a temperatura da 93 gradi e un caffè a una temperatura da 90 o 88 gradi. Quindi il caffè cambia, ovviamente. Quindi sempre quello sarà lo sbalzo termico che dovremo dare, no? Sì. Fra 88 e 90. E avremo tre caffè diversi, sicuramente. Perfetto. Lo che acaba di dire è importantissimo. Primero, la temperatura dell'acqua va a affettare il caffè. E decía no usar la máquina automática de café, porque la máquina va a tirar el agua a la temperatura que le sale, que probablemente no sea pareja durante todo el proceso, y aparte la va a tirar en un punto solo, en un flujo que no está controlado. Así que la mano de quien hace el café es importantísima. Ahora él nos va a explicar cómo hacer un café por percolación. Ahora, él decía también que no es lo mismo tener un agua 88 a 90, de 92, 93 grados, eso nos va a dar una expresión absolutamente distinta del café que vayamos a hacer. Que hay que probar las tres temperaturas y que hay que elegir obviamente la que nos gusta más. Ahora, y en cuanto riguarda al producto final, el più expresivo sarà questo di filtro, il più espressivo sarà la moca, sarà la francese. Sono espressivo nel senso che sono tutti dei caffè diversi. Lo stesso caffè, estratto Chemex, estratto Siphon o moca, napoletana, French Press o Aeropress, sono tutti dei caffè ovviamente diversi nel gusto, anche se è sempre quello il caffè. Assolutamente, okay. A quello vorrei arrivare. In quanto riguarda al massimo di possibilità aromatica, è la Chemex, in assoluto è la Chemex, perché la Chemex estrae, ovviamente
ha questa particolarità di far sentire tutte queste sostanze che magari non sentiremo con una moka o un aeropress. Quindi sono ovviamente delle note ben differenti una dall'altra. Quindi sì, dobbiamo scegliere una caffettiera da dove cominciare a godere il caffè al massimo. Sempre scegliere quello che piace, perché guardarsi a me piace questa, dove le estrazioni sono a una temperatura più elevata, quindi avremo un caffè più amaro. Bene, traduco un po' perché cominciamo a parlare e mi dimentico di tradurre. Importantísimo, la Chemex o en alguna de sus versiones americanas o lo que fuera, nos vamos a encontrar el café menos agredido por el proceso de extracción. Esto es importantísimo. Entonces, si queremos realmente degustar un café con todas las posibilidades aromáticas que tiene, esta va a ser la herramienta que nos va a permitir la mejor extracción. Después, cada una de las cafeteras que tenemos, como el sifón, donde el agua sube y después vuelve a bajar, el café lo vamos a encontrar arriba, o también conocida como cola, la moca, donde la temperatura es mucho más elevada, entonces el café por fuerza va a ser más amargo porque va a extraer otros elementos que no queremos. Ahí tenemos la napolitana, donde en realidad es una percolación, porque esta va al fuego al revés y después la vamos a girar, o sea que el agua se pone a calentar, la giramos para que el café pase, ¿no? Tenemos el filtro en el medio, o sea que el agua hace el recorrido. Primero se calienta y después volteamos la cafetera fuera del fuego. Sí, ¿così? Exacto. Acqua, ok. Quindi abbiamo il filtro nel centro. Si mette l'acqua. Qua c'è un buco. Quando l'acqua bolle, qua dentro c'è il nostro filtro. Dentro il filtro c'è il caffè. Esatto. Che è macinato grosso, perché non c'è pressione. Esatto. Ok? Quindi mettiamo questo sul fuoco. Una volta che praticamente, guarda, una volta che bolle l'acqua, in questo caso qua, ok? Sì, bolle sì. L'acqua, a questo punto si toglie e si percola. Appunto. La stessa cosa che è un po' questo. Diciamo che basicamente es un filtro, es un café de filtro, el único problema es que no tenemos manera de ver la temperatura del agua y la vamos a ver cuando ya hirvió. Sí. Entonces también nos va a generar un café sobre extraído. Es un café muy dulce, delicado, que es siempre por el discurso de la percolación, es muy delicado. Esta es una cafetera que se llama napoletana, pero stata inventada da un francese a Napoli, Maurice, 1819. Questa. Perfecto, creo que se entendió bastante lo que él acaba de decir. Este, cafetera napolitana se llama, fue inventada en Napoli, pero por Maurice, un francés. Básicamente el mismo concepto del filtro, solo que con una temperatura un poco más elevada. ¿Sí? Entonces, cada cafetera nos va a dar una expresión aromática distinta porque tiene un método de proceso distinto. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver es que el agua se va a poner, la cafetera se le va a poner una llama por debajo, acá va a ir el agua va a subir por presión, ahí se puede ver. El agua va a subir por presión, va a abrir este filtro. Cuando el agua está arriba, agregamos el café. ¿Sí? La macinatura en este caso siempre grosolana. Sí, siempre grosolana. Siempre la misma macinatura. Entonces, cuando la temperatura baja un poco, por efecto de sifón, por efecto de vacío, va a pasar y este filtro va a dejar la parte sólida arriba. En este caso, cosa dobbiamo aspettare? In quanto riguarda la qualità e le caratteristiche del caffè? Beh, la qualità ovviamente sono sicuramente diverse, perché in questo caso il caffè subisce un'infusione prima, quindi va a estrarre delle sostanze che non avremo con questo, perché qua percola, invece qua c'è già un'infusione, e poi successivamente subisce, diciamo così, un filtrato un po' più forte. Esatto, diciamo. Un po' filtrato. Quindi una volta tolta poi dal fuoco si crea una decompressione e quindi in questo caso poi il caffè scende, l'acqua scende impregnata dal caffè, trattenuto ovviamente dal filtro che è qua. Perfetto, entonces. Lo vieron, cuando está en el fuego, el agua va a subir, va a llegar aquí arriba, se pone el café, va a estar unos segundos en contacto haciendo una infusión. Questo poi viene praticamente per essere servito in questo caso. Questo è un metodo del 1700 francese, quindi in questo caso abbiamo un po' rispolverato alcune aziende che adesso che sono nel settore come questa, ha rispolverato un po' questi vecchi metodi. Exacto, quindi la gran differenza che vamos a tener entre la Chemex y el sifón o cona es que hay una infusión
durante unos segundos aquí arriba hasta que la temperatura baja, entonces al descomprimirse va a absorber por vacío el café, lo va a filtrar a través de filtro metálico, generando un café con características obviamente distintas porque la infusión genera la extracción de otros elementos. Perfetto. Anche è importante molto il tempo di infusione che resta il caffè a contatto con l'acqua. Quindi sono, diciamo, importante, perché qua siamo sui 3 minuti, 3 minuti e mezzo, quindi che resta e poi percola. Invece qua in 2 minuti, 2 minuti e mezzo abbiamo già la percolata. Quindi avremo dei caffè molto molto differenti uno dall'altro, anche se è uno solo, cioè sempre quello. Okay? Importante lo che acaba di dire también. Dice, esos 3 minutos que va a estar el café aquí arriba va a generar una extracción que no sucede en el filtro donde la percolación es directa. Ahí vamos a tener primero la infusión y después la percolación. Usando exactamente el mismo café, lo que podemos esperar de las dos cafeteras es extremadamente diferente. Perfecto. Y poi un'altra cafetera que possiamo trovare tutti a casa, ¿no? Abbastanza normale. La, abbastanza recente anche questa. Qua parliamo del 1940, Attilio Calimani la perfezionò, anche se diciamo la scoprì insieme a degli ingegneri francesi, quindi c'erano arrivati un po' tutti e due, ma Attilio Calimani fece praticamente poi il resto, un italiano. E quindi qua abbiamo un caffè che ovviamente è totalmente infuso, quindi come un tè, una tisana, viene per infusione e passati, trascorsi 4 minuti, dopodiché questo caffè lo, diciamo, lo portiamo sotto della nostra caffettiera trattenendo praticamente il caffè, quindi avremo il caffè infuso nell'acqua, quindi avremo un caffè ovviamente rispetto a questo, a questo e a questo diverso ancora. Okay? Cosa perché dobbiamo andremo a inserire l'acqua calda. Di cosa dobbiamo aspettare in termini di sapore e aroma? In beh, in questo caso sicuramente avremo un caffè ben infuso, quindi avremo un caffè molto delicato, ma ovviamente con dei residui un po' più torbido rispetto magari a una Chemex dove c'è un filtro di carta e a differenza di questo dove c'è un altro filtro, quindi avremo degli aspetti sicuramente diversi l'uno dall'altro. In quanto riguarda l'acidità del caffè? Beh, sull'acidità del caffè ovviamente in questo caso è sempre il caffè che trasmette se ce l'ha e quindi il metodo della non sì, cambierà. Percepiremo diciamo un caffè molto più delicato per infuso, quindi avremo anche un, diciamo, un corpo diverso rispetto poi magari a quello, ok, per infuso. Quindi sono abbastanza simili, anche perché qua il discorso dell'acqua la introdurremo noi. La introdurremo noi come la introduciamo anche qua. Invece qua abbiamo una fonte di calore, ok? Come ce l'abbiamo anche qua e qua. Quindi sono molto importanti, come vi dicevo prima, le temperature, che sono ovviamente fondamentali, e i tempi di percolazione o i tempi di infusione che ci possono essere. Perfetto. Prensa francese. Prensa francese, creata per un francese, però sviluppata per un italiano, è alrededor del 1940. Acá el concepto de extracción es bien distinto. Acá lo que tenemos es una infusión. Entonces, básicamente se pone el agua, se agrega el café, se lo deja de 3 a 4 minutos y después se lo va a filtrar, sirviéndolo rápidamente. Nos vamos a encontrar un café con una extracción muy distinta, muy delicado y bastante más turbio porque bueno, el tipo de filtro también deja más residuos sólidos en él. Poi, velocemente, abbiamo sì, abbiamo la nostra Aeropress, questa è la caffettiera più in assoluto, abbiamo anche una pulita in diretta, è la caffettiera diciamo l'ultima nata e quindi una caffettiera abbastanza recente e qua praticamente abbiamo un discorso, ovviamente come tutte le caffettiere è un discorso a sé, quindi in questo caso noi avremo questi cilindri dove sono composti da un filtro, che metteremo un filtro carta qua dentro, che andremo sempre a bagnare, e poi ovviamente con i rapporti di caffè e acqua, e successivamente c'è ovviamente una pressione che andremo a fare. Ovviamente prima della pressione però ci sarà anche un'infusione, quindi la particolarità un po' di questa caffettiera che possiamo avere un tempo di infusione e successivamente una pressione. Perfetto. Okay?
Quindi questa è una caffettiera un po' a sé in particolare. Spaventa un po' che ha questa plastica, però non è assolutamente, diciamo, compromettente questo tipo di estrazione. Anzi, è un caffè molto simile alla moca. Ok, importante. Questa è una caffettiera abbastanza moderna, no? Dell'anno 2000, qualcosa del genere. Del 1980. Sì, fine degli anni 80, adesso non ricordo esattamente, è americano, quindi l'Aeropress è una cosa muy particular, una cafetera muy moderna, una de las últimas, tal vez la última inventada, tiene un filtro por debajo de papel y acá lo que se combinan son dos métodos, por un lado la infusión y por el otro lado la presión, o sea que básicamente se pone el café, se pone el agua, se espera 3 minutos y después vamos a prensar el café. Se llama Aeropress porque no es este émbolo el que va a hacer la presión, sino la capa de aire que queda entre el líquido y el émbolo. Es el aire el que presiona el café. Y va a dar una extracción muy, muy cercana a una cafetera moca. Una cafetera moca. Quindi, bene, lasciamo il discorso Beh, questa è la caffettiera più antica al mondo. Questa è una caffettiera per ebollizione. Ebollizione, quindi caffè, acqua, diciamo nella preparazione di questo ibrick, così chiamata, c'è anche delle aggiunte che si mettevano, cardamomo, zucchero, al tempo, ma zucchero non c'era ancora, quindi bisognava mettere del miele o un'altra cosa per addolcire, ma molto spesso c'era il cardamomo dentro che gli conferiva quella sostanza un po' aromatica al nostro caffè. Un caffè che ovviamente cambia con il discorso della temperatura elevata perché bolle, ma soprattutto anche il discorso della macinatura del caffè che andremo poi a usare. La macinatura non può essere sicuramente questa, perché alla fine questo caffè è troppo grosso per essere, diciamo, infuso e soprattutto in ebollizione. Quindi viene fatta una macinatura molto molto fine, quasi impalpabile, e quindi viene poi praticamente portato in ebollizione e versato, e aspettare ovviamente il tempo che questo caffè si depositi. Importante, la Ibrick, una caffettiera ovviamente di origine arabe, la más antigua del mundo, y la diferencia principal que nos vamos a encontrar con esa cafetera es que primero el café no se filtra, y después que el método de elaboración es por ebullición. El agua debe superar los 100 grados, debe llegar a los 100 grados, en algunos casos incluso se hace más de una vez. Así que por necesidad va a ser un café muy diferente. Se va a moler extremadamente fino porque no se va a filtrar después, y eso le va a dar una particularidad también en el momento del beber, ¿no? Porque va a haber mucho sólido dentro de ese líquido. Simplemente se va a servir y se vierte en la taza. Se debe esperar que la parte sólida decante para poder tomarlo. Es muy habitual agregar especias como el cardamomo, hoy lo suelen hacer bastante dulce, ¿no? En el pasado obviamente sería miel o sería otro elemento, hoy se agrega bastante azúcar en el proceso, pero bueno, eso ya sería una cosa distinta. Quindi, prima di fare questo, riassunto, ¿sí? Faremo con tutte queste, tranne la Ibrick, parliamo di una macinatura abbastanza grossolana. Per questa, sì, ovviamente, tranne questa. Ovviamente qua è diverso rispetto a questa, non potremmo usare questa, non va assolutamente bene, perché qua abbiamo una pressione. Quindi la moca è un metodo di estrazione come tutti quanti a sé, particolare, perché avremo in questo caso la caldaia con una pressione, quindi c'è dell'acqua, c'è una valvola, c'è una pressione, c'è il caffè, e in questo caso avremo il filtro qua sotto. Quindi una volta che l'acqua arriva a una temperatura elevata, questa pressione, questo vapore porta su la nostra diciamo acqua, percola nel pannello di caffè che è nel nostro imbuto attraverso il filtro, e molto spesso ovviamente avremo in questo caso una temperatura sugli 85-86 gradi che esce il nostro caffè, quindi diciamo abbastanza elevata, ma soprattutto le note che si sprigionano
in questa caffettiera, grazie alla la pressione al vapore, le sentiremo molto nell'aria. Infatti, quando facciamo una moca, la sentiamo tutte queste sostanze volatili che le sentiamo nell'aria, però non le sentiamo magari nel caffè. Sentiamo solo il nostro... Quindi perdiamo il più bello dei caffè. Diciamo. Esatto, cioè, però diciamo, ecco perché poi è contrastante il fatto che per avere dei caffè un po' più puliti, diciamo, alla fine si può anche utilizzare un filtro di carta che viene poi ovviamente bagnato per avere, diciamo, una trasparenza diciamo più pulita del nostro caffè. Piccolo segreto, sì, che ci stai regalando. Possiamo... Faccio un riassunto di tutto questo. Importante, lo contavo che la temperatura è molto grande, questo è un metodo in sí mismo, donde uno tiene poco para hacer, ¿no? La cafetera va a hacer su trabajo y no podemos cambiar demasiadas cosas. El agua va a subir una vez que llega una temperatura muy elevada y va a pasar a presión a través de, del café, generando una extracción muy grande a muy alta temperatura. Eso va a hacer de que todas las sustancias volátiles se evaporen, por eso cuando se prepara una moca sentimos tanto perfume en el ambiente, pero si lo sentimos en el ambiente significa que después no lo vamos a encontrar en la taza. In quanto riguarda quella, quindi la macinatura è un po' più fina? Esatto, è la macinatura tra, diciamo, l'espresso, una via di mezzo. Esatto, quindi è proprio una via di mezzo, perché con l'espresso, che poi vedremo magari la prossima volta, vedremo, certo. Ci sono delle pressioni, no? Come sale qua per pressione, così sale qua. Quindi se qua abbiamo una pressione, quindi bisogna fare che cosa? Dare un ostacolo all'acqua, quindi questo ostacolo più fine è, quindi c'è ovviamente più tempo per l'estrazione. Quindi in questo caso non avremo pressione, quindi il caffè è... fa meno ostacolo e quindi abbiamo una percolazione perfetta. Quindi ci sono dei tempi e dei tempi, ma anche soprattutto la fuoriuscita del caffè, in questo caso che deve per venire nella nostra torretta, non deve praticamente spruzzare perché avremo una macinatura molto fine, ma deve accompagnare la torretta che scende e poi il pan viene. Fantastico, lo acabo di spiegare, è importante per los amantes della cafetera moca, che sono moltissimo, a me también me gusta. El nivel de molienda del café, te pido disculpa a todos, esto de pasar de un idioma a otro hace que me confunda un poco. El nivel de molienda en el café es el obstáculo entre el agua y el producto final. Tiene que ser justo. Si es demasiado fino, vamos a extraer cosas muy amargas. Y si es demasiado grueso, no vamos a llegar a extraer todo el componente aromático. Por lo tanto, el punto de molienda entre un café de filtro y una cafetera express, justo en la mitad nos encontraríamos con el nivel de molienda de la moca, porque la presión obviamente no es tan elevada como en la máquina. ¿Cómo darse cuenta si tenemos una molienda justa? Porque cuando el café sale, no sale escupido directamente, no sale a borbotones de la torreta, sino que acompaña la forma de la torreta suavemente. Ese es el nivel de molienda justo para una cafetera moca. Importante, importante. O sea que nunca el mismo café que usamos acá, vamos a usar acá, ¿sí? Digo anche questo perché molta gente forse non vuole prendersi il lavoro, ma va a comprarlo in caffetteria e lo si fa macinare da chi lo vende. In quel caso lì bisogna essere... Deve dire che tipo di macchina ha a casa, ok? Se lo vuole per la moca, se lo vuole per l'espresso, se lo vuole per filtro. Quindi, come hai visto, perché una macinatura non è uguale. A volte esatto. Questi negozi hanno come due livelli, no? Ti fanno o espresso o altre. Esatto. In realtà... Questa è una via di mezzo, perché già il fatto della moca a sé, perché altrimenti il caffè macinato troppo grosso non c'è l'ostacolo all'acqua, che l'acqua, ricordo, è questo solvente, no? Quindi che va ad estrarre, quindi non essendoci un ostacolo, quindi il tempo è veloce e quindi non ha tutto praticamente il pannello impregnato per poi poter far uscire il caffè, quindi a sfruttarlo in questa maniera, quindi avremo la così chiamata sotto estrazione, okay? Perfetto, e invece sì, facciamo il rovescio sopra estrazione, quindi tutti gli amari, esatto, fuori tutto, quindi è un
un caffè che sarà a parte molto molto amaro, ma avremo in bocca anche un discorso di bruciato, ok? In una sottoestrazione invece è una cosa dell'acqua sporca. La sottoestrazione è acqua sporca, quello che spesso volte quando andiamo nel bar e ci viene dato il caffè che scende a una velocità, diciamo così, veloce, espressa, non va bene, perché è un caffè che praticamente o il nostro barista ha regolato male il macinino o già qualche problema, oppure potrebbe essere le dosi scarse, e quindi ci troveremo sicuramente davanti a, diciamo, a qualcuno che ha sbagliato qualcosa, ecco. Perfetto. Entonces, si la molienda es muy gruesa, lo que va a pasar es que el café no va a estar el suficiente tiempo en contacto con el agua, o sea, el agua va a pasar demasiado rápido y eso va a generar un café de bajo extraído que simplemente es agua sucia, ¿no? Desagradable, pasa mucho cuando está mal regulado el molinillo cuando vamos a tomar a la cafetería. Mientras que si ponemos un café demasiado molido en una cafetera moca, lo que va a pasar es una sobreextracción, lo que decía hace un segundo, ¿no? El café va a estar demasiado tiempo en contacto, va a hacer falta mucha presión y va a sobreextraer, va a sacar cosas que no queremos, hacer un café muy amargo, muy desagradable, con notas a quemado directamente, ¿no? Esa nota a goma quemada que encontramos en café muy, muy malo. Bien, ahora sí, quindi, riassunto, macinatura grossolana o media en quel caso lì, nel resto, tutte macinature... Media, sì, e... Sì, super fine, super fine in questa cosa grande, ma abbastanza, diciamo, grossolana anche qua, quindi poi bisogna fare delle prove. Comunque, diciamo, la cosa da tenere, il punto estremo di fine e la macinatura in assoluto, questa, è che deve essere più grande rispetto alla Chemex. Quindi okay? La più grande sarà sempre la francese. Ok? Perché è per infusione, quindi... in questo caso il tempo che bisogna dare all'acqua di andare a attaccare la polvere e di estrarla, poi in questo caso trattenendo la polvere. Quindi, quindi cerrando il tema di molienda, polvo, e la más gruesa di todas va a essere la francesa, che ovviamente è per infusione, il tempo va a ser lo che va a estraer. Okay. Sigue il filtro, praticamente la misma sia per l'Aeropress che per la napolitana, bastante más fina, y después la expreso, obviamente, que es bastante más fina aún que la moca. Bene, dopo, temperatura dell'acqua. Allora, temperatura in questo caso sono dei 93 gradi, però non ci dimentichiamo l'acqua. Bravo, ce l'hai detto l'altro giorno e anche oggi. Okay. L'acqua non ce la dobbiamo dimenticare. Qua vedrete che c'è un sofisticato sistema per... diciamo la demineralizzazione dell'acqua. In questo caso qua io vado a regolare, adesso scendiamo nelle parti un po' più, vado a regolare diciamo così i minerali che mi servono in base a quello che devo fare dell'espresso, quindi qua il TDS glielo do io, ok? Il residuo fisso dell'acqua. Esatto. È un'acqua che in questo caso viene filtrata a monte, qua dietro come vedete c'è un filtro carbonico che va a togliere il cloro, perché il cloro è quello che c'è nella nostra rete idrica, che è un disinfettante. Sì. Però col caffè praticamente va a, così ad annullare un po' tutto il discorso del sapore del caffè, e quindi troppi minerali anche questo fanno ovviamente la loro parte, quindi dovremmo avere un'acqua, diciamo, di tutto rispetto, povera di minerali, con un residuo fisso dai 250 ai 300. Parti per okay. Milione. Parti per milione, bravissimo. Perfetto. Quindi... possiamo usare una Britter anche, in questo caso, dove c'è il filtro che percola l'acqua, oppure possiamo usare anche dell'acqua minerale naturale di ottima qualità. Basta guardare... hai detto quindi 200 dai 200 ai 300 parti per milione. Perfetto, quindi traduco un po' questo e nos frenava un po' e nos decía sì, ora vamos a la temperatura, però molto importante che acqua usare, perché al fin de cuenta il caffè è acqua, no? Entonces nos mostrava il filtro che ellos tienen acá, super professional, perché ese filtro non solamente les permite extraer, sino dar la cantidad de minerales y partes sólidas diluidas en el agua justa, ¿sí? También nos decía que a nivel más casero, esta es grandota, pero no es ni más ni menos que la jarra que podemos encontrar en los supermercados que vienen con los filtros, ¿sí?
que bueno, obviamente no es tan precisa como que el método, pero que va a ser muy cercana. O incluso las que vienen enchufadas a la canilla, o si no, buscar un agua mineral que tenga la carga justa. ¿Qué es importante tener en cuenta entonces? Primero que no haya cloro. El cloro destruye todos los elementos orgánicos y las características organolépticas de todo. Pasa lo mismo si uno riega plantas que después van a generar productos de mayor calidad, con un agua extremadamente clorada, pasa lo mismo con todo. Así que, primero sacar el cloro y después no tener una carga de elementos sólidos que vaya ni por debajo ni por arriba de los 200 a 300 partes por millón. Hay que leer solamente las etiquetas. Es importante, un poco de minerales hace falta porque cumplen su parte en el proceso, pero si nos pasamos de eso va a afectar muchísimo la calidad del café. Bien, y ahora sí, quindi, l'acqua de buena calidad, el café ciertamente, sí, quello non è buono, niente da fare, macinatura corretta in secondo, la caffettiera che viene scelta, e poi? E poi c'è un'altra cosa molto importante da dire, l'acqua in questo caso noi la percoliamo e la mettiamo a 93 gradi. Ok? E facciamo la nostra... Il processo che ora non ispira. Ma se andiamo a fare una moka, questo è lo sbaglio principale di tutti gli italiani, ok? Non bisogna mai mettere l'acqua fredda. Okay. Ma mettiamo l'acqua già a una temperatura, diciamo, elevata. Sono più importante di tutti che esatto, siamo la moka. Perché il tempo è minore di, diciamo, ebollizione, ok? Wow. E quindi il nostro caffè nel pannello non... soffre, non brucia. Perfecto, bueno, acaba de deciros algo muy importante. 92, 93 grados, ya nos dijo que va a ser el agua que vamos a usar prácticamente para hacer todos los cafés. Y nos decía que el error más habitual, dijo de los italianos, pero en realidad creo yo de todos los que usamos una moca, es que ponemos el agua fría. Entonces el tiempo va a ser extremadamente elevado y el café va a sufrir muchísimo ese exceso de temperatura por tanto tiempo. Entonces si nosotros ponemos el café ya bastante caliente dentro de la cafetera, sì, però se mettiamo l'acqua fredda, ok, come fanno tutti, e se mettiamo l'acqua calda, avremo due caffè diversi. Certo, okay? Esatto. La ponemos ya más caliente, vamos a tener un tiempo de temperatura, un tiempo de proceso de extracción mucho más corto, el café va a sufrir menos. Y como acabo de decir, si el agua es fría o el agua ya está caliente, vamos a tener dos cafés distintos, claramente. Ok. Ok, e ora sì, come fare? Prepariamo la Chemex. Una Chemex, anche tanto parlare di caffè vogliamo bere un caffè. Ci sta sfuggendo il tempo. Sì, 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 sì. Allora, la prima cosa, andiamo a scaldare la nostra Chemex, quindi dove va poi a colare il nostro caffè, trova praticamente una parte, questa della caffettiera, calda, quindi tiene caldo il nostro caffè. La prima cosa è anche bagnare il nostro filtro, in modo che togli quei sentori di carta e soprattutto aiuta anche poi, diciamo, a sciogliere i TDS, cioè queste particelle solide disciolte nei liquidi e passano attraverso questa carta. Quindi non ci deve essere la famosa chilling, cioè il fatto di avere una canalizzazione che può essere data magari anche sul lato della caffettiera dove poi andremo, diciamo, a versare, che non dovremmo versare su questo lato qua, ma dovremmo versare sul caffè. Okay? Perfetto. Quindi vai intanto. Prima parte, entonces, nos contaba mientras él lo hace y se los mostramos, es mojar. Mojar el filtro y al mismo tiempo calentar la cafetera. El filtro tiene que estar mojado antes. Primero para sacarle el gusto a papel. Y segundo para asegurar después una percolación pareja en todo el proceso. Fíjense, ahí está descartando el agua. Ya tenemos cafetera caliente. Esto aplica también para la V60. Esto va bien también per il filtro americano, sì, diciamo. Sì, per il filtro. Vedete, quindi qua abbiamo la nostra cosa e qua noi avremo ovviamente i nostri parametri. Abbiamo un cronometro e una bilancia. Quindi in questo caso vado a mettere il caffè. Vedete, 33 grammi. Quello serve per quanti? La grammatura di caffè. Che c'è qua, ok? 33 grammi. È molto semplice perché si può fare 33 grammi per un rapporto di forza del caffè, cioè di proporzione acqua-caffè. Quindi in questo caso io faccio 33 per 15, un grammo di caffè per 15 grammi d'acqua, io vado a versare
495 d'acqua. Perfetto, lo traduzco rapidamente. Esta es la base de toda la cafetería. Relación agua-cantidad de café. Él molió una cantidad de café, pesó 33 gramos y la cantidad de agua es 15 veces la cantidad de café. O sea que por cada gramo de café son 15 gramos de agua. Hacemos esa cuenta y él va a pesar el agua mientras la va... Y adesso prendiamo il tempo anche. Bien, la estación dovrà essere... Con il tempo e vado a fare un, come te ho detto l'altra volta, un blooming. Un blooming. Ok, quindi in questo caso vado a... Preinfusionare, quindi vado a mettere il doppio del, diciamo, del peso del caffè in acqua e attento 30 secondi. Okay. Ok, preinfusione, blooming, così chiamato in termine tecnico. O blooming, sì, un sì. Florescimento. Floresce, sì, floreale, fiorito. Esattamente. Ok, dopo di questi 30 secondi vado a completare con i miei 495 d'acqua. Vedete, questa è l'anidride carbonica, vado a fare un discorso circolare, vado a smuovere tutte le mie, diciamo, particelle di caffè. E gli do così anche un nervo, vedete? Guarda, miren che meraviglia. Entonces, primero 30 segundos de preinfusión con el doble de agua que de café. Esperó esos 30 segundos. Una vez pasados, comenzó a verter el agua en modo circular para mover todas las partículas de café y asegurarse que todas se extraigan parejo. Fíjense la cantidad de espuma. Esa espuma es el anhídrido carbónico que hablábamos hace un rato. Y bueno, el perfume es fantástico, ¿no? Sí, es molto. Vedete? Sui 495, 97 più o meno, vedete? Sì, va bene. Ok? E ovviamente qua non avremo i 495 grammi di caffè, ma per ogni grammo di caffè ne vengono trattenuti 2 d'acqua. Quindi se io ho messo 32 grammi di caffè, sono 64, avrò 64 meno di prodotto qua. Okay? Cada grammo di caffè si queda con 2 grammi di acqua in questo processo. O sea che, si, digamos, tenemos que saber che il caffè che nos va a quedar va a ser, in questo caso, 62 grammi meno. ¿Sí? 64 gramos menos, perdón, porque son, es el doble del peso del café y es lo que va a quedar retenido en las partículas de café. Así que esa va a ser la cantidad de café que nos va a quedar. Tenemos que tenerlo en cuenta por si queremos hacer cierta cantidad. Ok, un'altra cosa molto importante, guardate il tempo, quindi d'estrazione molto importante, deve avvenire tutto in 2 minuti e mezzo, all'incirca 2 minuti e mezzo, 3, vedete? Qua abbiamo il pannello che sta asciugando, siamo a 33 adesso. Vedete che sta andando molto molto delicatamente e quindi avremo, tra virgolette, di fronte a un'estrazione così corretta. Dice, okay. Quindi quello ci assicura che la macinatura è quella corretta. Esatto. Sì. Ossia, tutto deve succedere entre 2 minuti e mezzo e 3 minuti. Si tarda mucho menos o tarda más, significa anche che la molienda... Estrarre anche le parti, diciamo, quelle un po' cattive del caffè. Esatto. Quindi quello che si deve correggere è la macinatura. In questo caso questo. Sí, o sea que si va demasiado rápido significa que está molido demasiado grueso y si va más lento significa que está molido demasiado fino. ¿Sí? Este es el punto, 2 minutos y medio a 3. Él sacó rápidamente el filtro con el café. Facciamo ossigenare così, facciamo prendere dell'aria, quindi in questo caso lo possiamo anche volendo trasferire in una... Oxigenamos el café para incorporarle aire para que las sustancias volátiles empiecen a expresarse. Quindi, siempre sentirlo. Andiamo a sentirlo. Anzi, magari lo facciamo vedere in questi tasti qua che si vede molto meglio, che sono più larghe. Quindi queste togliamo qua e vedremo che ecco. Un'altra cosa molto importante, potremmo conservare questo caffè, non mi
inquadrate. Anche volendo in un termos per bello più in là. Perché? Perché molto spesso le caffettiere, quelle diciamo così industriali, meccaniche, hanno sempre un fornetto sotto, no? Fornellino. Ma quel fornello lo tiene caldo, ma poi nello stesso tempo lo brucia anche. Invece in questo caso noi avremo un caffè, diciamo, per il nostro pomeriggio, per la nostra mattina, sempre caldo e non bruciato. Perfetto. Importante. L'unica forma di mantenere il caffè è in un termo. Porque si usamos las máquinas estilo americano, digamos, que son por percolación, tienen un calentador debajo que sí, lo mantiene caliente, pero lo termina quemando y lo destruye rápidamente. Así que para mantenerlo durante un periodo de tiempo más largo, siempre el termo y nada más. Jamás recalentar un café porque lo destruimos, ¿sí? Bueno, andiamo a bere un caffè. Io comunque taglio la mia parte, mi fermo con... Vai, taglia, io continuo qua, poi dopo prendo due immagini di coperto. Sentiamo che... in equilibrio, anche se c'è una vena di amaro adesso, perché anche le temperature elevate lo senti, ma se lo senti fra due minuti magari è un po' leggermente meno amaro, però c'è un'acidità media, non, è, non spiccata, proprio una caratteristica poi di questo caffè. Molto frutale? Eh? Molto frutale, dico. Sì, vale, bello. Anche se c'è... Stai riprendendo? Sì, sì. Ma cosa... no? Sì. Beh, no, nel senso che perfetto, caffè fantastico. Speriamo che... Si vede che c'è il gusto che un sorso ne tira l'altro, proprio dato perché è buono, quindi, esatto. Quindi ti tira praticamente. Dice che cada sorbo te pide uno más, non otro sorbo. Non riesci a smettere perché significa che il caffè buono è stato ben fatto, che non lográs dejar de hacerlo, dejar de beberlo. Il caffè sta increíble. Así que bueno, esperamos. Que haya servido esta información. Vamos a tener otros encuentros con Vito, donde vamos a aprender a hacer un cold brew, donde vamos a aprender a hacer un buen espresso. Haremo una moca, magari scenderemo nella moca, un po' nei particolari. Sì, ci vuole, ci vuole, perché tra l'altro è nostra cultura. Faremo solo sulla moca, magari un po' meno tempo, però faremo solo sulla moca. Che ci vuole, ci vuole, perché tra l'altro è nostra cultura e ci vuole approfittarla bene. Bene. Posso salutare? Certo, grazie mille. Allora, buon caffè a tutti, agli amanti del caffè e alla prossima. Grazie Vito. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.